Oggi parliamo di San Valentino, un momento importante da celebrare perché si festeggia l'innamoramento, si festeggia lo stare insieme, si festeggiano anche le aspettative di stare insieme, ma sappiamo anche che le aspettative alle volte non sempre corrispondono alla realtà. E quindi oggi, mentre mi chiedevo che cosa potremmo dire per quanto riguarda San Valentino, questa festa ricorrente nell'aspetto positivo delle relazioni, beh, parliamo di come mantenere questo aspetto positivo, di come mantenere una relazione. La prima indicazione è qual è il primo nemico delle relazioni. È l'ego. È l'ego che ci porta a sbagliare dentro le relazioni. E l'ego nasce dalla paura, quindi la paura di amare, di essere amati, di legarsi, di impegnarsi, la paura del tradimento, la paura dell'abbandono, la paura del giudizio, la paura delle ferite e così via. Posto che abbiamo stabilito che la persona di cui siamo innamorati è anche la persona giusta, perché non sempre le due cose vanno a braccetto, posto che abbiamo fatto un'analisi adeguata di quelle che sono le corrispondenze sul piano spirituale, sul piano mentale, sul piano animico, sul piano della mente, sul piano emotivo, sul piano fisico, posto che c'è un'intesa adeguata su tutti questi piani, posto anche che ci sia una particolare intesa sui piani elevati, quindi per quanto riguarda il piano spirituale. Così una visione, non dico comune, del percorso della vita di una persona, ma quasi, ecco, magari qualcuno segue un percorso spirituale, qualcun altro segue un altro percorso spirituale. Poi è soprattutto importante un incastro a livello di anima, quindi qual è la filosofia che ci guida nella vita, che cosa è importante per noi, che valori sono importanti. Un incastro mentale, riusciamo a parlare, a non parlare, a livello culturale rispettivo, l'incastro emotivo, stiamo bene insieme, c'è corrispondenza di emozioni, la persona che ho davanti coglie come sto nel profondo e anche io riesco a cogliere come sta l'altro e a trasmettergli il mio amore. Posto che ci sia un'adeguata intesa sul piano fisico, ecco, la domanda è che cosa può minare tutto questo? E come sempre ciò che mina le imprese ambiziose è la paura, è la mancanza di disciplina e di costanza, è il dare le cose per scontate, è il pensare che tutto sarà per sempre. In realtà io credo che nel momento in cui si inizia a considerare una relazione come se fosse un'azienda, si sa che un'azienda non può durare per sempre, a meno che non ci sia un costante impegno per farla durare, per farla crescere, per farla prosperare nel tempo, attraverso una costante attività, un costante nutrimento e rinforzo. Ecco, se si fa questo parallelismo, allora è chiaro che una relazione richiede intelligenza, richiede strategia, richiede pianificazione, richiede disciplina, richiede capacità di negoziazione, richiede capacità di espansione. Quando è che una coppia prospera? Quando finalmente è pronta a generare altra vita. Oppure se non può generare figli, almeno può generare dei progetti comuni, condivisi. Dove i figli e i progetti condivisi rappresentano il traboccare della pienezza della coppia. Bene, con questo augurio, con questa piccola riflessione, ti auguro un buon San Valentino perché vada ad alimentare questa energia propulsiva che poi potrai convogliare dentro una struttura adeguata in vista di una costruzione solida, della costruzione di una casa comune per te, per il tuo partner e forse anche di eventuali figli se siete in questa fase della coppia. Bene, buon San Valentino!